Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Chiara. Oggi siamo qui per fare un video che avevo necessità di fare assolutamente, quindi per vedere il motivo per il quale sono mezza truccata e mezza struccata vi mando a questo video dove vi spiego più o meno tutto. Mi basti sapere che sono totalmente esaurita. Nello specifico oggi vi faccio vedere i prodotti finiti di make up che non registro da veramente tantissimo tempo perché avevo necessità di accumularne un po' prima di farvi vedere il video. Infatti molti di questi prodotti, cioè alcuni di questi prodotti li ho finiti veramente tantissimo tempo fa, ma appunto non ve li facevo vedere perché aspettavo di accumularne un po', quindi iniziamo subito. Pesco random dal mio sacchettino dei pennelli di Zoeva di 400 anni fa e vediamo il primo prodotto che esce, questo fondotinta della Santé, chiamato fondotinta ma per me è più che altro una crema colorata, cioè una BB cream anche abbastanza coprente e colorata. Questa era la 02 light beige, l'ho pagato in sconto e mi pare circa 11 euro, quindi dovrebbe costare intorno ai 14 euro. Sono 30 ml di prodotto, devo dire la verità, mi è piaciuto abbastanza, mi è piaciuto molto l'odore, mi è piaciuto, sa, tipo di liquirizia. Mi è piaciuto anche il contenitore perché è airless, quindi non si spreca prodotto e vedete pulisce tutti i lati. E soprattutto è super igienico, è il tipo di pack che preferisco di più per qualsiasi cosa praticamente. Ve lo consiglio abbastanza, ovviamente se non dovete coprire tantissimo. In realtà questa 02 a volte era anche un po' scura perché un po' si ossida, una volta che si fa asciugare si ossida. Se ce l'avete o se lo volete comprare, perché io comunque ve lo consiglio, soprattutto se è in sconto, e quando lo applicate vedete che non vi copre niente, non vi preoccupate perché dategli il tempo di settarsi, di asciugarsi. Vi faccio vedere che un po' di coprenza ve la dà e comunque uniforma bene il viso. Devo dire la verità, in realtà mi è piaciuto, forse è tra i migliori fondotinta che ho provato, no, è forse il migliore fondotinta che ho provato di quelli bio. Un altro prodotto che è finito veramente da tantissimo tempo, lo sapete perché se avete visto il mio penultimo barra penultimo aggiornamento Project Pen, è questo qui, il cream shadow in Abla. Vi ho detto che lo cestino, perché quel poco che è rimasto è super super seccato, l'ho portato anche troppo avanti per quello che doveva essere, per la sua performance. Questo è underpainting, non ve li consiglio, non mi piacciono, si seccano subito, non fanno un bel effetto, fanno un effetto carta impecorita sugli occhi. No, assolutamente no, non ve li consiglio, ci sono tantissimi colori, bellissime colorazioni, però assolutamente no. Meglio se vi prendete gli ombretti normali in polvere. Ho finito, ma più che altro mia sorella, io l'ho iniziata, diciamo, e poi mia sorella l'ha terminata, questa Cipria Compact Powder della Essence. Questa ci dovrebbe essere ancora in commercio, sapete che comunque la Essence cambia sempre prodotti, cose, pack, eccetera, quindi ci dovrebbe essere ancora nella colorazione 04 Perfect Beige, che non era molto scura, devo essere sincera. Mi è piaciuta abbastanza, niente di che, dovrebbe avere anche un buon inci, dovrebbe in teoria, non lo so, però non la ricomprerei, meglio quelle trasparenti, o la Brighten Up o quella proprio bianca, che non mi ricordo, matte, non mi ricordo, comunque molto meglio quelle che questa, sinceramente non ve la consiglio molto. Ho finito ragazzi ben 1, 2, 3 correttori. Allora, due sono della Catrice, sono quelli che ho consumato, cioè che ho finito da poco, ce la posso fare, sono i camouflage. Io con questi correttori c'ho veramente un rapporto strano perché li ho comprati per 3 volte consecutivi, perché ogni santa volta sbagliavo sempre la colorazione, vi giuro. Allora, il primo che ho comprato è lo 010, è veramente molto chiaro, dovrebbe essere il Porcelain, e poi ho comprato, sì, sta scritto sopra, e poi lo 005 Light Natural. Cioè io prima ho comprato lo 010 e poi ho comprato lo 05, che 5 è minore di 10, quindi Chiara, potresti anche pensare, se ragionassi un attimo, che il 5 è ancora più chiaro del 10, no? E infatti, devo dire la verità, sono entrambi chiarissimi. L'unica cosa è che il Porcelain va molto nel grigio, infatti questa cosa non mi è mai piaciuta perché faceva troppo la parte bianca e grigia, cioè non andava a illuminare il contorno occhi, bensì la ingrigiva. Questa cosa non mi piaceva, mentre lo 05 era un po' meglio, anche se era comunque chiarissimo. Vi faccio vedere, sono tutti entrambi super finiti, non so se potete vedere.
io i correttori veramente me li mangio, infatti ne ho tantissimi, ne compro sempre tantissimi perché voglio sempre provarne di nuovi. Comunque, cosa ne penso di questi camouflage? Mi piacciono abbastanza, devo dire la verità, quello che sto usando adesso sarà anche la colorazione che è migliore ed è la 020. Mi sta piacendo di più perché mi va molto meno nelle pieghe, invece questi un po'... A volte mi andavano un po' nelle pieghe, questa cosa non mi piaceva molto, faceva un po' l'effetto vecchia, un po' l'effetto stanca, no? Così. Però alla fine sono buoni correttori, sono veramente molto pigmentati, molto coprenti, durano anche abbastanza. Io ve li consiglio per il prezzo che hanno, che sono sui 2-3 euro, mi piacciono veramente tanto. Allora, il primo è questo qui della Essence, il Lash Princess, questo qua nella colorazione verde. Quello rosa non l'ho mai provato, ha uno scovolino come quelli che piacciono a me perché trovo che siano perfetti per le mie ciglia, tipo a cono insomma, e in setole naturali che sono quelle sempre che preferisco. Devo dire la verità, mi è piaciuto molto, ce l'avevo veramente da tantissimo tempo, sono felice che sia finita perché sia finito, perché comunque appunto ce l'avevo da un sacco di tempo, quindi dovevo assolutamente smaltirlo. Mi è piaciuto, è forse tra i miei mascara preferiti della Essence, costa pochissimo, ve lo straconsiglio. A me piacciono i mascara che separano bene tutte le ciglia, quindi non fanno l'effetto grumo, non le attaccano, le allungano, le volumizzano. Questo mascara fa tutte queste cose, ma soprattutto appunto le divide, le separa bene. Questa cosa mi piace moltissimo. Un altro mascara che mi ha sorpreso moltissimo è questo, in realtà non ho capito che marchio sia, se ce l'ha un marchio, ed è il Black Lash mascara. Che ve lo faccio vedere a fa questo, non lo so, l'ho comprato a Lushan, costava 1 euro, non so se sia un prodotto cinese, non ho idea, c'ha anche delle certificazioni però, e ha uno scovolino tipo il Paradise Ecstatic, quello di L'Oreal che imita, tra virgolette, il Better Than Sex, però è molto molto meno, cioè è sempre tipo a clessidra, però molto molto meno evidente, vedete? È molto più sottile, più piccolo. Mi è piaciuto tantissimo, però vi giuro, costa 1 euro. Mi è piaciuto tanto, durava parecchio, non quanto i mascara da 20 euro, tipo appunto il Better Than Sex o il Roller Lash di Benefit. Però devo dire la verità, per costare 1 euro, veramente mi è piaciuto tanto. Se lo trovate, prendetelo perché ne vale la pena. Un altro prodotto che ho finito è questo fondotinta barra BB cream, sì, BB cream dell'Herborian, questo è il Ginseng. Questo è un marchio coreano che si trova da Sephora, costa 15 euro per 15 ml, c'è anche la versione più grande da 30 ml che costa 30 euro. Io vi consiglio di prendere questa piccolina perché così prima cosa lo provate, quindi se non vi piace addio. Seconda cosa, ha una picca... seconda cosa, penso sia abbastanza... Cioè, questo da 15 ml comunque dura parecchio, e quindi spendere 30 euro per questo prodotto secondo me non ne vale la pena. Questo poi è anche bello, buono per portarlo in giro, tipo nei viaggi, eccetera, perché è piccolino e comodo. Questo era nella colorazione Claire, esiste anche una seconda colorazione che è la Doré, che è veramente tanto scura, quindi per me non va bene, almeno in inverno barra primavera. Quindi questa è sicuramente una pecca perché ha solamente due colorazioni, però devo dire la verità, si adatta abbastanza bene alla carnagione. In realtà questa tendeva un po' al grigio, anche questa, però una volta che si asciugava e si settava, alla fine l'effetto non era male. Per essere una BB cream non è manco da sottovalutare la coprenza, perché ce l'aveva, devo essere sincera, soprattutto appunto una volta che si asciuga. Questi prodotti così dovete sempre aspettare un po' che si asciuga. Ah, vi consiglio sia questo che questo qui della Santé, di applicarlo con le mani, perché va a scaldare meglio il prodotto e a farlo aderire meglio sulla pelle, oppure col pennello, mai con la spugnetta, perché non fa che assorbirlo e lo rende ancora più, ancora meno coprente, ancora più acquoso, diciamo. Non escludo di comprarlo in futuro perché mi è piaciuto parecchio. Ultimi due prodotti sono degli applicatori, cioè il primo è questa spugnetta delle Real Technique che io ho deciso di tagliare, non mi ricordo per quale motivo, tipo per vedere se funzionava lo stesso anche se la tagliavo. Era una cosa del genere, comunque sapete, quello di Real Technique, che è la mia spugnetta preferita, non che ne abbia provate tante, però questa mi piace veramente tanto, sfuma bene, si asciuga bene, si lava bene, mi piace anche la forma perché ha questa parte qui che è molto molto utile. In questo modo io ho sempre comprato queste perché per il prezzo che ha conviene tantissimo, sempre su Maghillalia. E poi l'ultima, questa famigerata spugnetta della PS Love, quella, il marchio di Primark, che è la cosa più dura che io abbia mai visto nella mia vita, non ve la consiglio, costa 1 euro, ma anche se costasse
10 centesimi non ve la consiglierei, perché così come la comprate la dovete buttare, cosa che ho fatto io. Vi faccio vedere sempre, andate sempre a vedervi il video sui prodotti, sul mi trucco con i prodotti che odio, perché questa è sicuramente la protagonista iniziale, a parte la matita per le sopracciglia della Bottega Verde, perché ho provato ad utilizzarla ma l'ho dovuta subito cestinare, subito levarla a mezzo perché non è proprio cosa. Mi sono sbagliata perché ci sono ancora tre prodotti che sono i prodotti dei finiti del Project Pen. Innanzitutto, che vi linko sempre qui sopra se non ho già fatto, innanzitutto abbiamo la Ghost di Nabla, che è la matita per contornare le labbra trasparente, che ho utilizzato per, come cera per le sopracciglia, che mi è piaciuto molto. Vi rimando sempre al video del progetto perché vi spiego meglio tutta la situazione. Anche questa terra barra illuminante di Muwa, che ho dal 1400, mi è piaciuta. Però basta, era tantissima. Poi, ultimo prodotto, in realtà sono due, però l'altro non so dove è andato a finire, sono le pastello di neve, che purtroppo devo cestinare, poiché hanno una puzza terribile. Mi dispiace perché io odio buttare i prodotti, me ne sarei dovuta accorgere prima, avrei dovuto utilizzarli prima, però insomma pazienza, non li posso utilizzare adesso perché hanno veramente una puzza orribile. Se provo a metterle sulle labbra mi sarà un fetore terrificante. Comunque era questa qui, avevo anche utilizzato abbastanza questa qui, che è l'orchidea, non vi farò mai vedere il nome, è possibile. E anche l'altra invece è Amore, che è ancora più grande di questa, l'ho utilizzata molto di meno anche perché l'ho comprata molto dopo questa, e sono strascadute entrambe, si sente anche dell'odore, quindi è meglio che le getto via. E anche con questo video quindi oggi, ragazzi, abbiamo terminato. Io direi che per oggi può bastare. Quindi ragazzi, fatemi sapere se siete contenti, diciamo, dei miei progressi, dei miei prodotti finiti, se avete provato come al solito questi prodotti, uno di questi prodotti, fatemi sapere come vi siete trovati. Vi aspetto nei commenti, io vi leggo sempre tutte, vi voglio tanto bene, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video, ciao!